Amici del Fratello Verde, buongiorno, ben ritrovati. Stiamo girando una playlist tutta dedicata all'orto. Lo stiamo facendo in compagnia del dottor Fabio Di Gioia. Buongiorno. Ed è arrivato il momento di parlare di una cosa che in questo momento, di un argomento che fa anche, non dico moda, però è molto presente soprattutto nel web, ovvero l'orto sinergico. Sinergico, già il nome è tutto un programma. È una tecnica, diciamo, quindi di coltivazione dell'orto che, diciamo, si è sviluppata in questi ultimi 5-6 anni, ma anche di più, quindi anche 10 anni, che si basa, diciamo, quindi sull'orticoltura, diciamo, naturale, diciamo, quindi è cercare di rispettare il più possibile la naturalità e la crescita, diciamo, quindi delle piante in maniera naturale, senza forzature, cioè senza, in questo caso, senza altri tipi di input esterni. Per fare, diciamo, un orto sinergico, ecco, la cosa fondamentale è che la formazione, diciamo, e la strutturazione di un orto sinergico ha bisogno, diciamo, di una bella progettazione, per cui va progettato in maniera accurata. Intanto, per fare l'orto sinergico bisogna organizzare quelli che si chiamano i bancali, cioè sono delle aiuole rialzate di terra, quindi dei piccoli dossi. Dei dossi, esatto, dei dossi, quindi che poi devono essere in questo caso a sgrondo, in modo per favorire lo sgrondo delle acque, con, diciamo, dei vialetti di servizio dove poter passare. Quindi chiaramente, quindi c'è, richiede l'orto sinergico una progettazione, diciamo, quindi iniziale abbastanza, diciamo, particolare. Quindi c'è da fare questi, quindi c'è da smuovere la terra, quindi fare questi dossi, questi bancali. Una volta fatti i bancali, quindi si ricopre questi bancali di paglia, quindi di un materiale organico, quindi si va a fare quella che è la pacciamatura, quindi si ricopre il terreno di questo materiale che è la paglia. Infatti la paglia è il materiale più utilizzato per quanto riguarda l'orto sinergico. E una volta ricoperto, diciamo, dalla paglia, a questo punto si fanno dei piccoli buchi, quindi delle piccole fossettine, dove poi mettere i nostri ortaggi. È chiamato sinergico? Perché si basa sulla sinergia tra le piante, sul fatto che alcune piante, diciamo, messe vicine tra di loro, si aiutano tra di loro, quindi un po' come le consociazioni, quindi è proprio basato, appunto, infatti le consociazioni, cioè questa tecnica agronomica, è ritornata, diciamo, in auge proprio grazie alla diffusione dell'orto sinergico. E quindi il motivo principale per cui uno dovrebbe fare l'orto sinergico è il fatto che, al di là che è tutto rigorosamente bio. Bio, esatto. E quindi c'è questa cosa che le piante fra di loro si aiutano. E quindi bisogna sapere, giustamente, le consociazioni. Consociazioni, che vi invitiamo ad andare a vedere, c'è proprio un bellissimo video con Fabio Di Gioia dove parliamo delle consociazioni, diamo un esempio, che ne so. Di consociazione, per esempio, il pomodoro con la cipolla, per esempio, stanno bene. Il pomodoro con l'insalata, quindi stanno bene. Cosa non sta bene, per dire? Il pomodoro con il peperone, il pomodoro con la patata. Ecco, questi, per dire, che io, per dire, do per scontati, invece non vanno. Non vanno bene, perché sono della stessa famiglia. La prerogativa numero uno per chi vuole fare un orto sinergico è, logicamente, informarsi, deve sapere perfettamente, certo, quali che sono le consociazioni. Ma una domanda, ma la pacciamatura resiste per un po' di tempo e poi viene tolta, si consuma, viene rigenerata, rinnovata? Si consuma, cioè, nel senso, questo materiale organico, cioè nella parte sottostante, si consuma. E quindi vado a rimetterla? Deve essere rimessa nel tempo, ora non nel tempo, diciamo, quindi nel breve periodo, ma nel lungo periodo andrebbe, diciamo, quindi riapportata in questo caso. Solo la cosa particolare dell'orto sinergico, una volta fatta, diciamo, quindi il bancale, fatta la pacciamatura, quindi quello poi va avanti da sé, quindi non c'è bisogno
di altri tipi di lavorazione. Ovviamente c'è da togliere gli ortaggi e rimettere gli ortaggi, ma non ha bisogno, diciamo, di lavorazioni e quindi di altre Lo operazioni. svantaggio principale? Lo svantaggio principale c'è, cioè, nel senso, l'orto sinergico va bene per un orto, diciamo, in proprio, per un hobbista, quindi per chi è un hobbista, per chi lo fa per passione, si può anche fare, ma se lo deve fare per la produzione, ovviamente non va bene, Perciò quindi anche tanto tempo, spazio e tempo. tempo, esatto. Bene, abbiamo iniziato a parlare, ovviamente va approfondito questo argomento. Noi volevamo così introdurre, per chi è un po' curioso, per chi ha sentito parlare di questi orti sinergici, abbiamo così sviluppato un pochino di più l'argomento. Se volete andare in profondità, il web sicuramente vi darà, Certo, c'è un po' di c'è di tutto. Ma anche tutto. nel nostro canale comunque comincia ad esserci veramente di tutto, soprattutto sull'orto. Andate a vedere gli altri video con Fabio Di Gioia, cominciando proprio da quello con le consociazioni. Alessandro, Fabio Di Gioia vi Buona invitano a mettere un giornata. bel pollice in su e iscrivervi al canale. Ciao, alla prossima!